Ciao a tutti, come vedete oggi non siamo qui in Solvia, siamo però al Lago Grande di Avigliana, poco lontano dalla nostra ditta, e siamo venuti qua per provare il nostro nuovo pannello All in One accoppiato con il motore Torquido di ultima generazione. Stiamo per partire, abbiamo preparato tutto, il nostro pannello da 96 watt con celle policristalline, il suo cavo da collegare direttamente al motore e appunto il motore Torquido che andremo a testare. Purtroppo oggi le condizioni meteo sono un po', non sono le migliori diciamo, ma ci proveremo lo stesso. Ok, siamo partiti, abbiamo mollato gli ormeggi e ora stiamo testando il motore Torquido con la sua sola batteria e tra poco proveremo a collegare il nostro pannello. Abbiamo collegato il nostro pannello con il jack adattato al motore Torquido. Purtroppo, come dicevamo prima, le condizioni meteo ci sono avverse. Il pannello comunque riesce a fornire un minimo di carica. Siamo passati da un consumo di 37 watt a circa 25-27 watt. Come vedete ora il pannello è attaccato, lo scollego e siamo quindi a 37 watt, collegando il pannello e siamo a circa 28 watt, 27. 10 watt forniti in questa fantastica giornata di sole. Per quanto riguarda la batteria, allora, il motore come sapete è decisamente energivoro, infatti siamo partiti con circa il 73% di carica. Dopo qualche metro, come vedete non siamo tanto lontani dalla riva, siamo già al 70% senza il pannello. Collegando il pannello, andando avanti per 5-10 minuti, siamo ancora al 69%, quindi diciamo che la scarica è mitigata dal nostro pannello da 96 watt con quello che può fare appunto con queste condizioni. Come vedete il sole è completamente oscurato dalle nuvole, ma la nostra batteria è ancora a 69, quindi siamo fiduciosi di tornare a riva. Siamo ripartiti, questa volta con il sole. Allora, staccando il pannello abbiamo un consumo di 50 watt più o meno. Riattaccando il pannello si vede immediatamente che si passa meno di 10 watt, quindi un 40 watt sono assicurati. Altra cosa importante è che qualora il pannello non fosse sufficiente, ovvero se voi state andando come dei pazzi, questo pannello comunque vi permette di aumentare l'autonomia. Infatti a circa 400 watt avevamo prima senza sole un'autonomia di 20 minuti, ora invece siamo sui 40 minuti, per cui un altro aspetto positivo di avere un pannello solare è appunto aumentare l'autonomia, ricaricare la batteria quando si è fermi in porto e appunto sopperire ai consumi del motore. Ok, siamo ritornati da dove eravamo partiti, il test per oggi è finito. Direi che nonostante le condizioni meteo siamo soddisfatti, infatti nello spiraglio di buon sole che c'è stato il pannello è riuscito a fornire 60 watt, quindi a coprire in gran parte i consumi del motore. Siamo riusciti a caricare in qualche punto percentuale la batteria quando era ferma e ovviamente ad aumentare, come dicevo prima, ad aumentare l'autonomia del motore. Il motore è un motore molto energivoro, per cui ha consumato quasi tutta la batteria nonostante il pannello. Ovviamente un motore da 48 watt potrebbe avere prestazioni migliori.
SXP96, Ogiwan studiato per i motori Torqueedo. Si compone appunto di celle con tecnologia dei fork che ci permette quindi di creare un pannello pieghevole. Come vedete si può tranquillamente piegare a libro, per cui la lunghezza è di 112 mm totale, si dimezza una volta piegato. Ha una pratica tasca dove poter inserire il cavo da collegare direttamente al motore o alla batteria. Manici per il trasporto comodo ovunque voi siate e dei bottoni per la chiusura e l'apertura del nostro pannello. Come vedete è molto pratico, è poco più grande di una valigia e comunque si tratta di circa 100 watt, che per queste dimensioni sono assolutamente ottime, direi. La scatola Only One appunto si trova sul retro del pannello, quindi frontalmente si vedranno solo le celle fotovoltaiche. Ovviamente questo pannello si può mettere piegato, completamente disteso o addirittura sfruttarne solo la metà. Appunto l'elettronica è sul retro, cavo nella sua tasca, di lunghezza circa di 3 metri, anche meno, poi dipende dall'esigenza, con alla fine il jack da collegare appunto al motore Torqueedo. Per oggi è tutto, a risentirci, un saluto da Samuele e Carlo, ciao!